Sono Aurora. Sono venuta a partorire da sola tra queste montagne. Ma al momento del parto qualcosa è successo. Sono morta. Sono morta, ma mi sono spuntate delle grandi ali. Sono l'angelo custode di mia figlia. Libera l'ho chiamata. Libera è una brava fanciulla ormai diventata. È cresciuta qua tra le montagne, insieme a me. Oggi è un giorno speciale. Oggi Libera farà un bagno dentro le lacrime di gioia di serafini, cherubini, angeli, arcangeli. Tutti piangevano perché in quel momento Libera aveva deciso la sua sorte. Non voleva più stare sulla terra, ma voleva andare a conoscere i suoi amici angeli. E fu festa, e fu una grande festa nel cielo. E finalmente Libera ebbe un bel paio di ali, grandi, grandi come quelle di sua madre, e finalmente poté diventare un angelo custode anche lei. Sono Aurora. Sono venuta a partorire qua, tra queste montagne, e ho scelto la montagna più alta. C'è un nido là dentro, e lì partorirò mia figlia. Libera la chiamerò. Mi dissero che questo giorno sarei morta, ma questo giorno ho preso le ali per volare a raggiungere i cieli celesti. Libera ha bisogno di aiuto. I miei amici serafini, cherubini, angeli e arcangeli decidono così di mandarmi di nuovo sulla terra. A curare Libera, a farla crescere, a farla diventare una fanciulla, e poi si vedrà. Libera si immerge nella vasca e finalmente decide. Verrà con noi! Oggi è un giorno di gioia e finalmente Libera sarà libera e felice di conoscere angeli, arcangeli, serafini, cherubini, e saranno tutti a festeggiare con lei e le regaleranno un grande paio di ali. E così Libera diventerà un angelo custode per un bambino che ne avrà bisogno.